Andrea Cane, consigliere delegato al turismo di Ingria, il mini comune della Valsoana, ci sono un sacco di eventi. Sì, dai, non diciamo mini comune, che insomma un grande comune, noi ci definiamo un piccolo grande comune e crediamo tanto nella comunicazione, nel turismo per non solo vivere ma crescere. Oggi sono un po', come dire, delegato al turismo in versione uomo sandwich, diciamo così, sempre con un po' di ironia, e facciamo vedere subito l'evento di domenica prossima, che sarà la discesa dei carretti senza motore. Abbiamo già circa una sessantina di iscritti, scenderanno giù per la nostra frazione Pasturera fino al capoluogo. E iniziamo al mattino, si finisce al pomeriggio dopo tre manche. Novità di quest'anno sarà che avremo anche un trenino lillipuziano che porterà anche le famiglie e i bambini. Adesso vi faccio vedere anche, mi sono organizzato e ho anche la cartina. Questo è il tracciato di domenica. Quindi è proprio il tracciato stilizzato con tanto di sponsor e quant'altro. Insomma, siamo organizzati. Ho già detto troppo, dimmi pure. No, ma va benissimo, è vero, organizzatissimo. Poi? Poi non abbiamo solo corse dei carretti senza motore, ma vediamo un po' cosa c'è. Ah, benissimo, abbiamo anche il Ingria Woodstock Festival, che ripercorre ovviamente il festival, insomma, portò migliaia, centinaia di migliaia di persone tanti anni fa. A noi bastano diverse centinaia e sarà venerdì 17 e sabato 18, e ovviamente anche quest'anno sarà dedicato ai gruppi emergenti del canavese della provincia di Torino. Quindi vi aspettiamo anche all'Ingria Woodstock Festival. Ma vedo che hai un altro... Facciamo anche concorsi fotografici. Quindi il concorso fotografico del parco, quest'anno avrà il tema lo sport e la montagna, quindi invito tutti gli amanti dello sport della Valle Orco e Soana a inviarci foto. La partecipazione è gratuita e c'è tempo fino al, vediamo se l'abbiamo scritto, alle ore 24 di venerdì 24 giugno. Grazie Andrea Cane.